do la parola adesso al consigliere Dario Mongello. Grazie, buonasera a tutti. Alcune comunicazioni. La prima, che credo meriti anche poi un approfondimento, non ho voluto fare l'interrogazione e nulla perché spero che si possa risolvere in maniera intelligente. Io ho fatto una richiesta di accesso agli atti per avere i documenti che il signor sindaco aveva presentato nel corso della terza commissione. La segreteria mi risponde che tra i vari documenti che ho chiesto uno non me lo vuole dare con queste parole: i conti economici presentati dal sindaco alla terza commissione consiliare non sono configurabili come atti d'ufficio, trattandosi di elaborazione di dati effettuati dal sindaco su base personale, attingendo dai dati forniti dagli uffici. Ora, io credo che qualunque cosa venga presentato in un consiglio comunale, una commissione, non c'è niente di male se vengono consegnati ai consiglieri che lo richiedono quel documento. Io lo trovo grave, estremamente grave, perché il sindaco può venire qui, espone dei dati, dei numeri e voglio verificarli. Se quei dati e quei numeri che ha presentato, voglio farne una mia valutazione, come mia abitudine fare, ma io quelli li voglio. Non è che li pretendo con arroganza perché sono il più furbo della nidiata, no, perché ritengo che sia un diritto del consigliere. Non è che l'ha fatti vedere a casa sua, al suo vicino di casa, quel elaborato contabile. L'ha presentato durante una commissione. E come tale deve fornirlo a chi lo richiede, e nel caso specifico al sottoscritto. Quindi chiedo che venga messo a verbale che mi lamento di questa situazione, chiedo che mi venga fornito quanto richiesto, come da mia richiesta accessa agli atti. Consigliere Mongello, però non è una comunicazione questa, e in ogni... la comunicazione è sintetica, quella che ha fatto, il verbale c'è perché è tutto registrato, il consiglio sono proceda, sì, per cortesia. Sto procedendo, però abbia pazienza, Presidente, queste sono cose serie. Cosa faccio? Un'interrogazione? Faccio una mozione? È un momento in cui il consigliere può fornire, chiedere, è previsto qui comunicazioni, questa è una comunicazione. E pertanto chiedo che venga preso atto di questa comunicazione, non è che mi può interrompere così, abbia pazienza, va bene? Quindi chiedo di avere questi documenti, altrimenti chiederò in altre sedi come poter fare, perché non è normale. Un consigliere ha diritto di avere questi documenti, e questo è uno. Due, cose più semplici adesso. Segnalo l'assenza, prego, segno l'assenza di strisce pedonali nel centro storico. In molte vie del centro storico mancano completamente le strisce pedonali che già erano presenti a suo tempo, e mi fermo qui. Grazie.